Ciao, ci rientro una settimana. Via. Giriamo l'angolo. E via, comincio oggi la mia settimana in solitudine. Adesso ci troviamo al semaforo e vi spiego. Praticamente ho appena lasciato morosa e figlio a casa dei suoceri perché adesso se ne partono per una settimana di mare e io rimarrò una settimana completamente da solo qui a casa a lavorare. Sarà una settimana dedicata al lavoro e alla pesca e ho intenzione di utilizzarla per girare tantissimi video, tantissimo materiale, tantissime foto per poi il canale YouTube e la pagina Instagram. Adesso oggi è domenica 21 giugno, ho deciso che questa settimana la filmerò, voglio fare un vlog di tutta la settimana. Prima che qualcuno lo dica, sì, è un'idea assolutamente rubata a Cane Secco e alla Slim Dogs. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una casa di produzione video molto famosa qui su YouTube Italia. Andate a vedere i loro video perché sono eccezionali. E loro fanno un vlog settimanale, ho deciso di rubargli l'idea per fare un vlog anch'io. Adesso sto andando, dicevo, è domenica 21 giugno, oggi è il primo giorno di estate. Sarei voluto andare in montagna a pescare, ma in realtà il tempo di queste ultime settimane non è stato il massimo, per cui ho deciso di rimandare al prossimo weekend. E adesso sto andando a Pusiano per fare una bella pescatina pomeridiana e poi fino a sera al bus dal mio bel pontone. Adesso guido, tangenziale, guido e ci vediamo a Pusiano. Ed eccoci arrivati in negozio, ma prima di poter entrare in acqua devo montare quel signorino lì, perché è dalla scorsa stagione che non lo monto. Sbrighiamoci. In realtà quando esco a pescare lo faccio quasi sempre per girare dei video o per comunque provare qualcosa in pesca. Adesso siamo finalmente pronti, oggi volevo prendere un po' più con calma, pescare proprio easy, magari non fare neanche un video della pescata, fare giusto questo vlog e non riprendere nessun tutorial o altro. Provare giusto 4 esche, perché anche quello ogni tanto quando vado a pescare di solito lo faccio anche più che altro per provare le novità o per provare qualcosa che mi hanno lasciato le aziende che voglio provare per capire se posso inserirlo in negozio, come poterlo inserire, come poterlo vendere in negozio. Adesso mi cambio, preparo le canne, preparo il motore e finalmente andiamo a pescare. Ed eccoci qua, mi sono spostato, ho messo il punto in acqua, ho fatto un po' di navigazione, non ho fatto tante riprese perché come potete probabilmente sentire dal microfono e come potete vedere c'è parecchio vento, date un'occhiata, c'è parecchio vento, ho fatto anche un po' fatica ad arrivare qua, però finalmente sono arrivato sullo spot, voglio pescare in quell'erbaio, quell'erba affiorante, quella vegetazione affiorante, voglio pescare principalmente con il Tokyo Rig. Ok, ecco il Tokyo Rig, come potete vedere è molto semplice. Io l'ho già collegato alla mia canna, adesso andrò a montare qui il mio piombo, poi con una pinza storterò la parte finale della stanghetta metallica in modo da poterlo tenere chiuso, da chiuderlo. Una volta chiuso il piombo non potrà uscire. La cosa interessante è che con questo metodo noi possiamo andare, proprio esattamente come facciamo sul Texas normale, noi possiamo andare a scegliere il piombo da poter utilizzare, possiamo scegliere un'oncia, 2 once di piombo, 3/4, tutto quello che può venir comodo per pescare in queste condizioni. Poi la nostra esca la potremo mettere qua.
adesso prendo un piombo come questi qua che ho preso, un classico piombo da Texas, lo vado a inserire. Come vedete il mio piombo è inserito, ho un bel peso, poi lo faccio arrivare fino in fondo, prendo una pinza e con la mia pinza vado a stortare la parte finale del Tokyo Rig in questa maniera. Vado anche a chiudere in modo che proprio non dia fastidio e sia il meno di impaccio possibile. In questo modo non si può, il piombo non può uscire, ma lei non si può andare a incagliare nelle erbe. E poi vado a metterci sopra una creatura o un gambero. In questo caso io ho scelto i Viva Crow Small di Black Flag per poter pescare nell'erbaio. L'innesco poi è quello classico che facciamo quando peschiamo a Texas. Quindi infiliamo la nostra esca, usciamo con l'amo, facciamo calzare l'amo, lo giriamo al contrario e usciamo con l'amo sulla testa, sulla schiena dell'esca. In questo modo abbiamo la nostra esca pronta e il nostro Tokyo Rig bello che è montato. Adesso mi avvicino all'erbaio e cominciamo a pescare. L'esca, nonostante tutto questo marchingegno, risulta molto penetrante proprio perché il piombo si va a posizionare in questa posizione durante il lancio, poi una volta in acqua si va a posizionare così e crea questo effetto stand up simile al drop shot, un drop shot rigido diciamo, molto naturale. Soprattutto ho pensato di utilizzarlo con esche come il Viva Crow che non sono stand up, proprio perché questo continuo saliscendi, questo continuo movimento crea molta più mobilità all'esca. Questo tipo di innesco crea molta più mobilità all'esca non avendo il piombo proprio contro qui, contro la mia esca. Vediamo se comunque l'esca riesce a penetrare bene nei buchi. Adesso qui abbiamo scelto un erbaio abbastanza largo, abbastanza aperto, per cui non sarà un problema penetrarlo, però come potete vedere l'esca è abbastanza compatta una volta quando arriva in acqua. Adesso per catena non riesco a stare in pesca. Mi devo spostare perché in questa zona batte troppo vento, veramente non riesco a fare il video e non riesco a stare in pesca, per cui mi sposto in un'altra zona del lago dove spero che sia un po' più riparato dal vento. Infatti non so neanche se si sente l'audio del mio microfono per poter continuare il video. Avete capito perché è veramente difficile fare i video da solo di pesca? Dai, spostiamoci. 2 hours later. A few moments later. Ed eccoci rientrati, ho tirato dentro tutta la roba e mi sto preparando. Domani mattina sveglia presto che andiamo in un posto veramente bello. A domani. Lunedì. Sono le 7:30 del mattino più o meno. Io sono venuto in Valmalenco per pescare in torrente. Vorrei pescare in questa zona qua. Non sono mai stato da ste parti, sono venuto quassù, anche se è una zona nuova per me, non ci sono mai stato. Ho seguito un po', ho visto un po' su Google Maps quelle che potevano essere le zone migliori e niente, andiamo a pescare. Fa un freddo dell'ostia, meno male che avevo questa felpa, non mi ero preparato assolutamente per questo freschino. Ho pescato un attimino qua, ma c'è tantissima acqua, ce n'è veramente tanta, corre da matti, c'è quasi da pescare più pesante. Adesso sto pensando se cambiare esca, mettere su magari un po' di gomma per andare più lento e più pesante.
c'è tantissima acqua, adesso sta uscendo un po' di sole per fortuna, che scalda anche un attimo. Mi fermo e guardo un attimo sulla mappa se conviene continuare ad andare su o scendere un attimino. Però guardate che meraviglia. Sembra di essere tornato in Lapponia. E niente, tocca battere in ritirata. Il fiume qui è veramente grosso. Sono venuto su perché un amico mi ha detto che l'acqua è bella, ed effettivamente è vero, l'acqua è bellissima, però è bello gonfio, si fa fatica a stare in pesca, soprattutto pescando così leggero. Però non conoscevo lo spot, ma me lo segno perché non mi dispiace. Prendo nota e ci tornerò sicuramente magari in estate, quando fa un po', anche se ormai siamo in estate, però quando fa un po' più caldo, che magari i livelli scendono un attimino. Adesso provo a scendere perché ho visto che ci sono delle briglie e magari nelle briglie l'acqua si calma un attimo e si riesce a pescare qualcosina meglio. Vediamo, provo a scendere, poi se mi inventerò qualcosa. Comunque è bello ogni tanto anche fare una pescata così, senza a scoprire posti nuovi, soprattutto qua, in posti del genere. Guardate che boschi, cioè di su c'è la neve, tra l'altro, guardate che boschi. Scoprire posti nuovi è sempre carino, divertente, ma anche se non ci sono grandi catture ci si diverte lo stesso. Demolo! Un temolo! Temolino! E non mangia mai con pesciolini! Col black minnow! Ma che grosso! Me la riesci a fare una foto? Sì! Un temolo sul black minnow, incredibile. Tu ogni tanto gli dai lo strappetto per muovere il pesce e tu lo fai scendere a fondo e vai piano così, vedi, così ta ta ta, lo alzi, soprattutto qua dove c'è l'acqua calma. Fai così, in corrente invece lo vai più allegro. Però devi andare piano perché adesso l'acqua è fredda, sono lente. Lo fai scendere verso il fondo. E poi lo chiami così. Devi sentire il fondo. È l'effetto del pesce che lo ha già mangiato sul fondale. Esatto. Ma se non senti il fondo vuol dire che non sei in pesca. E allora vedi come sbaglio. Perché le trote mangiano per il 20% a galla, per l'80% sul fondo. Visto che adesso bollate non ce ne sono, perché non è ora di bollate, devi pescare giù. Anche in torrente, se non senti il fondo non sei in pesca. Anche nel lago il trottone devo fare così. Nel lago è diverso. Nel lago è diverso perché girano a varie profondità. Però come qua, che comunque non è un lago, si calma, c'è un corrente, vedi, devi comunque cercare i cambi di profondità, i gradini, dove non devi cercare i raschi così. Perché sui raschi è difficile che c'è la trota. È più facile che sia sotto il gradino ad aspettare che arrivi qualcosa dal raschio. Vedi, per esempio, il temolo l'ha mangiato qua, che c'è un cambio. Anche lì ho sentito uno, lì dove c'era... Vedi, per esempio, vedi là che c'è quella secchetta là in fondo?
ecco, sul dove la secca scende probabilmente è un bel posto. Bisogna arrivarci. C'è? Vai, vai, vai. Un altro tevolo? Questi facciamo la foto sott'acqua, eh. Dove è andato? Vedi che trucco mi ha spiegato. Non male che me ne sei. Che bello. Ma che bello. E mi fai una bella foto, ti do la mia GoPro. Vieni, vieni, ti portalo qua. Che bello. Opala. Bello questo, ma che bel ciccione. Eh? Te pensi? Ma cosa mi fai cazzo? Temoli col Black Minnow, guarda che è una roba. Preso facendolo saltare sul fondo. Sì, è come dicevi te. Ah, se no i temoli. Beh, se sei abituato a pescare a mosca è più o meno la stessa cosa di pescare a ninfa. Di star sul fondo. Sì. No, tante volte mi sembra di queste cose, attaccare giù. Quello sì. Però tante volte non mi fidavo, però ho detto. Qualche sabbia ancora. A parte qualche sabbia, però se non perdi, se non attacchi giù, vuol dire che non sei in pesca. C'è sempre più un maestro, se stai perdendo le esche vuol dire che stai pescando bene, però poi ti dicevo però hai fatto qualche pesciolino, lasciate qui. Due temoli sul Black Minnow, ma che cosa, cioè non mi era mai capitata una cosa del genere. Quando ho preso io il mio ho detto vabbè, è un caso fortunato, anche perché oggi la giornata mi lasciava un po' perplesso su delle catture, soprattutto dopo il primo giorno prezzo. Ma dopo anche l'altro ragazzo che era con me, tra l'altro è un cliente con cui avevo parlato in questi giorni, perché lui aveva un mulinello che dovevo mandare in assistenza, e gli ho detto guarda, io probabilmente lunedì mattina passo su, se ci becchiamo me lo dai e lo porto via. E quindi tutto spinning anche da asporto, assistenza da asporto, no scherzi a parte. Anche lui poi ha preso un temolo, tra l'altro mi ha ringraziato tantissimo, proprio perché non aveva mai pescato con col Black Minnow, e gli ho fatto vedere un po' come si faceva. Veramente che giornata. Sono queste le giornate che mi piacciono. Adesso sono tutto bagnato perché ho bucato i waders, cioè ce li avevo già bucati in realtà. Non me lo ricordavo più, non ci avevo più pensato. Guardate qua. Prossimamente facciamo anche un tutorial su come si riparano i waders a questo punto. Adesso via di corsa a casa, che bisogna preparare i pacchi e bisogna andare a lavorare. Sono arrivato in negozio, ho preparato tutti i pacchi in tempo prima della riapertura, e adesso 14 e 24 pronti, operativi in negozio in attesa che arrivino i primi clienti della giornata. Sta cosa di dovermi filmare tutti i giorni mi sta prendendo la mano. Me ne stavo qua, bello, che stavo già quasi pensando di cominciare a montare questo vlog settimanale per vedere quanto materiale ne verrà fuori. Ed è arrivata sta roba. Qua dentro ci sono le swim bait di Molix, anche delle canne che non so cosa siano. E questo pacchetto che arriva da Normark, che non so cosa sia, ma che forse, spero, possa contenere il prodotto per riparare i waders, così magari riparo anche i miei waders e non faccio più il bagno come stamattina. Via la magica vita del negoziante di pesca. Martedì stamattina sveglia presto per andarmi a rifare la pelata. Infatti io ho l'abitudine di svegliarmi molto presto per andare dal mio barbiere di fiducia a Como per rifare la pelata e per prepararmi a poi 2 settimane di video e quant'altro. In realtà questa sera volevo andare a fare una pescatina detox dal piede, magari al Segrino o da qualche altra parte, ma mi sa che non avrò tempo, perché alla fine ieri ho buttato un occhio dentro al pacco Molix e ho deciso che girerò comunque un unboxing. Quindi penso che lo girerò se riesco oggi, ma se c'è troppa gente in giro per il negozio andrà a
stasera per forza, e poi perché essere a casa da solo ti obbliga ad andare a fare la spesa. Eh già, dai, andiamo a lavorare che ci sono un po' di pacchi da preparare. Alla fine oggi, tra una cosa e l'altra, non sono riuscito a girare questo benedetto unboxing, per cui 7:30 di sera si comincia. Ci è voluto un po', ma ce l'abbiamo fatta. Guardate quanta roba che ho unboxato. Adesso non so se uscirà prima questo video di vlog o prima l'unboxing. Non troppo disastro, troppe cose. Non so chi mi ha messo in testa di fare questo video di unboxing. Comunque, mi sa che oggi volevo andare a pescare, fare una pescata qua vicino, ma sono talmente cotto, domani mattina mi devo svegliare presto per andare a fare anche un paio di commissioni. Mi sa che oggi non pesco, le mie idee erano di pescare tutta la settimana, ma mi sa che oggi balza. Vabbè. Mercoledì. Oggi mi dovevo svegliare presto, l'avevo detto ieri, per andare a comprare i tubi per le spedizioni, per spedire le canne. Invece non ce l'ho fatta, la sveglia ha suonato, mi sono girato dall'altra parte e ho continuato a dormire. Adesso sono qui in negozio, preparo i pacchi, tra l'altro oggi giornata a Patagonia, tre ordini in Patagonia, le Willex Wading Socks, guantini e la maglia, le Loggins, che è la maglia quella con la testa della trota fario dietro. Vabbè, bella, anzi quella maglia lì mi sa che me la compro anch'io. Poi mi aspetta la roba che c'è sul tavolo che devo ancora sistemare. Ce la fa un uomo da 1,90 m x 130 kg in una Panda a portare dei tubi lunghi 2 metri, diametro 100? Ce la fa, 10 tubi caricati qui in macchina. Ne ho presi solo 10 perché avevo paura di non starci più dentro. Tra l'altro mi sono fatto tutto il viaggio schiacciato così. Adesso vediamo, scarico, mangio qualcosa, mi sono preparato una roba al volo da mangiare e poi torno a sistemare merce che è arrivata, perché nel frattempo è arrivata altra merce, sto ancora decidendo se è il caso di fare l'unboxing anche di queste. Disastro, mi viene da piangere, ho bisogno di una mano. Ore 19:30, ho preparato la mia valigiona qua, un po' troppo carica per una pescata veloce, ma fa niente, ci mettevo più tempo a tirar fuori la roba che altro. Devo mettere veramente ordine qua su tutte le scatole. E ho preparato già le due canne, la Poison Adrena e la Fioretto Essence. Anzi, scusa, la Fioretto Speciale, mi continuo a confondere con i due nomi. E mi preparo ad andare a fare una pescata veloce veloce al bass da riva, relax, in scioltezza. Giovedì! Allora, ieri sera è andata un po' maluccio. Non si è visto neanche un pesce, pesciolini, poca roba. Infatti oggi volevo andare ancora a pescare, volevo andare lì, ma non so, mi sa che invece puccio ancora il pontone qui a Pusiano. In realtà è giovedì, per cui in provincia di Como si potrebbe pescare anche in torrente. Quasi quasi ci faccio una pensata. Ho tutta la giornata per pensarci e decidere che cosa fare in realtà. Avrei il problema dei waders ancora bucati per il torrente. Boh, non lo so, adesso vedo, anche perché oggi si è un po' rannuvolato, c'è un po' di vento, per cui magari stare fuori in pontone è una rottura di balle. Ci pensiamo, adesso preparo i pacchi delle spedizioni, ne ho già preparati tre, guardate là, adesso preparo altre spedizioni e poi via. E siamo arrivati a sera, in realtà avevo detto che sarei voluto uscire a pescare, ma si sta rannuvolando, non so se si vede, se in camera si capisce, e a quanto pare verrà, stanno dicendo che praticamente tra un'oretta viene a piovere, per cui neanche il tempo di mettere il pontone in acqua e di arrivare sullo spot che mi becco l'acqua. E dopo l'ultima volta vorrei evitare un altro temporale, un'altra acquazzone. E poi mi sono ricordato che stasera in teoria avrei una riunione del club di pesca a Mosca, dove sono iscritto, il club Brianteo, Fly Fishing Brianteo. Quindi adesso vado
vado verso la sede del club e mi fermo a mangiare un panino per strada. 2 hours later. No. Sto registrando in 4K. Venerdì. Eh già, mi sarei dovuto svegliare presto per andare a pescare. E invece mi sono girato l'altra parte del letto. Non ce l'ho fatta. Ieri sera ha piovuto tanto. Ho dormito poco. E sono andato a letto molto tardi e non ce l'ho fatta. Alla fine sono rimasto a letto a dormire. Doveva essere una settimana dove pescavo tutta la settimana, invece nisba. Non so neanche se su questo video lo pubblicherò. Allora, è venerdì sera, io sono in fase preparatoria della live, perché stasera farò una live sul canale YouTube dove si parlerà di laghetti alpini e quant'altro. Mi sono preso una bella pizza e cochina, adesso mi preparo a mangiare. In realtà questa settimana sono partito stracarico con questo vlog, perché ho dimenticato le posate, porca boia. La pizza la tagliamo alla vecchia maniera, a strappi. Dicevo, in realtà ero partito stracarico con l'idea di questo vlog, con l'idea di pescare tutta la settimana. Avrei voluto veramente pescare tutta la settimana. Poi è finito in nulla di fatto, perché questa settimana non ho praticamente pescato. Ho pescato pochissimo. E l'avete visto? E quale volta sono andato a pescare, tra l'altro, non ho preso una ben amata fava. Quindi questo vlog è finito tutto in un vorrei andare a pescare, ma devo lavorare, c'ho troppo da lavorare, tantissimo lavoro. Alla fine, oggi, preso dalla disperazione, ho chiamato il mio commercialista e gli ho cominciato a chiedere informazioni sulla possibilità di assumere qualcuno. Credo, è un po' che lo dico, ma credo che sia giunto il momento veramente di fare questo passo, probabilmente dopo le ferie, però è giusto muoversi già adesso, di assumere qualcuno che mi possa dare una mano in negozio, perché inizia veramente a diventare difficile seguire tutto. Chi è venuto a trovarmi in negozio ha visto la quantità di lavoro che c'è da fare. Zanzara, via, che sto mangiando. Ovviamente non so ancora chi, non so ancora come, soprattutto non so ancora come, per questo ho chiamato il commercialista, e ci sto studiando. Probabilmente ho in mente un paio di nomi, ma bisogna vedere. Si tratta di persone che comunque fanno già altri lavori, bisogna vedere se sono interessate a venire a lavorare qua. Mi piacerebbe molto lavorare con queste persone, però non è da escludere che probabilmente apra le candidature online per venire a lavorare qui. Niente, mi sa che il vlog lo chiudiamo qua. Questo vlog settimanale si chiude di venerdì, perché non penso che domani riuscirò a pescare, essendo sabato e il negozio pieno così. Domenica invece andrò a pescare sicuramente, mi sono fissato questo obiettivo, laghetto alpino. Proprio per questo oggi facciamo una live sui laghetti alpini e appunto farò tutto un altro video dedicato a quella giornata, perché secondo me sarà una grandissima giornata. Voglio concentrarmi soprattutto perché vado in posti eccezionali. Niente, che dire, ci vediamo alla prossima. Questo vlog va un po' così. Ciao.